Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso episodio ho completato le missioni chiavi che mancavano da fare, ce n'era solo una, nello Yo-Kai World per cercare Mortal Volpe. Una volta trovata, l'abbiamo affrontata e diventata divoranime e poi l'abbiamo sconfitta, e facilmente tra l'altro, e il capitolo si è concluso con Jack che va nel futuro con i detective Yo-Kai o comunque li segue nelle loro scorribande. E invece oggi ci troviamo con Kyra, il sovrano. Bene, sembra che i maestri dello Yo-Kai Watch si stiano riunendo uno ad uno. La pace sarà riportata da coloro in grado di usare i portali dei mondi. Ma la neonata luce risveglierà nuovi e misteriosi legami. Tornerà il sole e con lui le calamità. Tornerà la luce e con lui l'oscurità. All'ombra della luce c'è l'oscurità della distruzione. Mi chiedo però una cosa. Perché parla di luce e dice lui? Cioè... la luce è femminile. Forse è semplicemente un refuso di traduzione, ma forse no. Sembra che finora tutto proceda esattamente secondo la profezia. Prima, il quinto membro si è unito al resto del detective Yo-Kai. In seguito è stata la volta del sesto. Ma è necessario fare attenzione ora. Già, l'oscurità si sta diffondendo sempre di più ormai. Re Kyra, che cosa possiamo fare? State tranquilli. Come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire. E di chi speranza vive, di speranza muore. State dicendo che la profezia va avanti anche dopo questo punto? Puoi scommetterci. Ho provveduto a far decifrare il resto della pergamena. Certo che io devo ancora capire perché ci sia sempre una qualche pergamena da decifrare. Nessuno sano di mente che scrive... nel futuro avranno bisogno di queste informazioni, scriviamole bene. No! Facciamole con un codice cifrato. Genio! Genio! Bravo! Quello era Da Vinci, che era pazzo del cervello e scriveva all'incontrario contro uno specchio. Ma qui no. Se la profezia devi scriverla, se è una profezia che salverà il mondo, scrivila chiara. No. Decifrata. Questa luce si risveglierà dal suo sonno quando i maestri si riuniranno. Sarà talmente irradiante da unire la tribù Enma e la tribù Kyra. Poi la stessa luce distruggerà il sole nero. Tuttavia, ricordate bene, ciò sarà possibile solo se il legame tra i maestri non verrà spezzato. Le tribù Emma e Kyra? Maestra, si tratta per caso della vostra tribù? Quindi Emma sarebbe una sorta di vostro parente? Diciamo di sì, anche se leggere il suo nome nella profezia è stato strano. E probabilmente il rappresentante della tribù Kyra sono proprio io. Re Kyra e Emma il Grande. C'è qualcosa di leggendario in tutto ciò. Quindi è vero, la profezia si sta avverando sul serio, a quanto pare. Però mi chiedo, che cos'è questa luce di cui si parla nella profezia? Ventorio, Antuono, starà a voi trovare una risposta a questa domanda. D'accordo, non ve lo diremo. Emma, dove ti trovi in questo momento? È scomparso. Abbiamo visto all'inizio dell'avventura. Ah no, è qui ancora. Qualcosa è vivo. Mi scusi? Bene, finalmente ci siamo. Siamo sicuri di essere venuti nel posto giusto? Sì, ne sono certo. Kuroitaio. Preparati, sole nero. Kuroitaio. Dai Hasho. Kuroitaio. Con un capitolo che si chiama Sole Nero, tu ti aspetti che si veda il sole nero. E che quindi il sogno di Summer si manifesti in qualche maniera. È davvero incredibile, ci sono cose che non avevo mai visto prima qua. E questo è niente, amico, ti consiglio di aspettare a meravigliarti. Adesso è il momento della riunione giornaliera di squadra. Forza, andiamo! Fagli vedere il computer. Giocando si impara con i computer Kid Clementoni. Com'è che si chiamava la tipa? Isabella è scomparsa già. Bene, meglio così. Ora siamo in 6, quindi a posto. Non sarei più un placeholder. Dunque, sappiamo che Mortal Volpe lavora per conto di un certo yokai. Secondo voi chi potrebbe essere uno yokai tanto malvagio? L'unico fatto certo è che un'anima rubata diventa difficile da restituire. Esatto. Inoltre, tutto riconduce a questo misterioso torneo Emma. Se decidessimo di andarci, dovremmo stare attenti e pronti a tutto. Sono certo che andremo alla grande, ormai siamo una squadra imbattibile.
E poi al torneo Emma ci saranno anche Alistair e Perla, che daranno supporto morale, immagino. In ogni caso, l'importante è far sì che Jack faccia pratica con il suo orgoglio, con il suo orologio. Orgoglio, non so dove è uscito. Io ci sto, indagheremo su altri 3 casi. Dovrebbe bastare. E ne farei bastare uno, però, sinceramente. Sushi a volontà? Andiamo a sushi a volontà. Sono state trovate molte porzioni di sushi lungo il fiume di Valdoro Alta. Strano avere tempo di indagare. Andiamo quindi a vedere questo sushi che rimane tutto quanto sporzionato sulle rive di Valdoro. Tu stai lì, buona, brava. Eccolo qua. Wow, quanto! Proprio me lo vogliono far raccogliere tutto? Ma guarda, io lo prendo, non è che dico di no. Poi. Ma proprio qui davanti. Aspetta, cos'è là? Ma chi è questo? Velenotto? Velenombra! No? Per sfidarlo? Salvo. Non penso di essere abbastanza forte da sfidarlo, però oh, ci provo. Va bene, ma benissimo! Cavoli! Vai, ramen con uova, buono! Ok, sta là, leva. Yeah! Bonus soldi, no, voglio... Non lo so, cosa voglio? Non l'ha presa, mi sa. O se l'ha presa non gli ha fatto niente. Bella però, non me l'aspettavo la sfida contro di lui. L'avevo visto con la coda dell'occhio nella missione di quando ho preso il rango C. Però, dico, boh. Non mi sembrava, invece. Prima botta. Due poi. Wow. Ah, lui solo l'anima oro. Beh, se è grindabile posso pure farlo per conto mio e provare a prenderlo. Va bene, dai. Magari la prossima volta, mo quando c'è un attimo. Interessante. Perché poi dà anche un po' di punti esperienza easy, eh. Ah, signor K. Ma come? Non sta vendendo i suoi citrioli? Buongiorno. Che è successo qui? Signor K, cosa ci fai qui? Ciao Jack, stavo pensando di offrire un po' di sushi al dio dell'acqua. Sushi? Quindi sei tu che ci hai chiesto di ritrovare un sushi finito in acqua? Sì, ma avevo un motivo per farlo. Nessuno pensa al dio dell'acqua. Quindi il dio dell'acqua è qui nei paraggi? Vorrei incontrarlo. Tempo fa rischiai di annegare e fu proprio lui a salvarmi la vita. Cioè, intendi vela nera per davvero? Beh, è semplice. Perché io sono... Wow, che suspense. Il suo fan numero uno. Solo per questo? E per cos'altro se no? Ah, drago azzurro? Ok, bello.
Nel mondo dei capa però ci sono alcuni yokai che si spacciano per lui. Il furto d'identità non è uno scherzo. Milioni di famiglie ne soffrono ogni anno. Quindi, ah, gli offre del sushi. Quindi quelli finti vanno a mangiare sushi, li massacri di botte, così non fanno più finta di essere drago azzurro. Avete sentito? Dobbiamo sistemare questi impostori alla nostra maniera, a botte e Maccadò praticamente. Il suo cibo preferito è sushi riccio di mare. Ok, ho letto che è molto ambito anche dagli umani. Va bene. Non so dove prenderlo. Trovatelo! La fa facile lui, trovatelo! Oh! E che siamo, i tuoi facchini? Bastava andare nello Yokai World dal negozio che vende sushi e comprare un po' di sushi riccio di mare. Eccoci qua col sushi riccio di mare. Vai, lanciaglielo in acqua, vedrai. Fa come i pesci che, oppla, al volo lo prendono. Dio dell'acqua, sono signor K. Ti ho portato sushi riccio di mare. Sushi? Questa voce l'ho già sentita. Fa anche Ton, bravo. Eccolo, il dio dell'acqua. Guardate ragazzi, ci siamo riusciti. No, fermi tutti, tu chi diamine saresti? Stai dicendo che non è lui il dio... Si chiama Dragazzurro, ti pare un drago quello? Che vuoi Tonnacchio, non abbiamo tempo da perdere ora. Silenzio, sono qui per prendere questo delizioso sushi. Caspita, non si mette bene per niente, dobbiamo fermarlo. Non abbiate paura, umani, è solo un innocuo tonno. Oh, bello come il sole lui. Il vostro cuore è puro, non fatevi spaventare da lui. E tu chi sei? C'ha le corna, ne vedi? Il mio nome è Dragazzurro. Sono il custode di questo fiume. No, non ascoltatelo, sono io il custode di questo fiume. Tu sei un tonno, acqua salata, non acqua dolce. Ma non possiamo andarcene, signor K ci ha chiesto aiuto. Piuttosto, lascia che ti diamo una mano anche noi, che ne dici? Ma sì, dai, tanto. Lui se ne va, bravo. Buono. Buono. Praticamente ripeteva pesce, 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 pesce. Ghio, 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 ghio. Bene, facile. Facile come bere un bicchiere d'acqua di fiume. Bene, mi pare di capire che tu abbia preso la lezione. Non è possibile, quindi tu sei il dio dell'acqua? È quello che ti ha detto prima. E perché non l'hai detto subito? L'ha detto. Beh, la verità è che non so cosa mi sia preso. Da quando ho incontrato il sole nero la mia vita è completamente cambiata. Il sole nero? Esatto, non saprei bene come spiegarlo, ma è come se mi avesse scaricato addosso una maledizione. Capisco. In ogni caso cerca di darti una controllata d'ora in poi. D'accordo, ci proverò, vi chiedo scusa ancora. Addio. Vabbè, è andata comunque, no? Ah certo, ora ho capito tutto, che vuoi tu? Dragazzurro, stai vegliando su Summer da un po', vero? E prima Tri, e poi il Drago Azzurro, e poi quegli altri due debosciati che vogliono fare la principessa. Boh. Prima ti ha anche chiamato per nome, è difficile da capire. Oh, si unirà a noi Drago Azzurro? Tra l'altro, Suiryu, drago acquatico, drago dell'acqua. Sono felice di essere d'aiuto. Un po' di sushi per festeggiare? Ah, c'è qualcosa che dovreste sapere a proposito di quello. Io detesto il sushi! E perché lo mangiano? Cioè, perché, nel senso... Non amo particolarmente il pesce. A dire tutto, il mio cibo preferito è la frutta fresca. Forse signor K dovrebbe aggiornarsi su Drago Azzurro, vero? Credo che tu abbia ragione. Bene, forte Drago Azzurro. Se è forte, oh. Possiamo anche provarlo in squadra, È un drago. La butto lì. Direi di fare quindi la rana incantatrice, che è praticamente come a giro del futuro. E allora, chi è tu? Chi sei? Ehi, voi non vi avvicinate al lago? C'è un mostro terrificante lì dentro. È sufficiente passare davanti che subito ti trascina con sé. Che cosa? Ma come ti avete fatto a scappare allora? Beh, la sua zampa era viscida, sono riuscito a liberarmi facilmente. Viscida, hai detto? Diciamo che è più il mostro ad averlo lasciato andare allora. Caspita, che storia, roba da Maximus Mask. Maximus Mask? Ah, ma certo, non era il protagonista di quello show televisivo?
Beh, che dire, hai sicuramente degli ottimi gusti in fatto di cinema. Sì, sì, va bene, ma ora dobbiamo investigare, lascia fare al detective yokai. Siete voi detective yokai? Ma scusa, non ci chiamati tu? Ah, sì, ovvio. Ma comunque cercate lo stesso di fare attenzione. Non me la racconta giusta. Non farti prendere dalla fretta. Forza, per lo stremo l'area. Ok. Ah, una cosa del tesoro. Wow. No, ero più preso dal fatto che qui c'era il tesoro e non mi ricordavo ci fosse, cioè bisognasse prenderlo più uno dei tesori. Oh. Ma è qui, eh? Ma non era in acqua. Come a giro? Che succede? Ma è cattivo. È stato incantato. Per mille giravolte! Ma tu sei come a giro? Che diavolo ti succede? Cosa, lo conosci sul serio? No, io non ho amici umani. Quindi ha mentito. Ah, che possiamo fare? Lui non direbbe mai una frase simile. Deve esserci qualcosa sotto. Monghiro, giusto. Come a giro? Monghiro. Allora, come a giro? Che è successo? Giravolte, che cosa è successo qui? Basta così, come a giro. Perché hai attaccato i detective yokai? Sì, noi siamo il problema, non tutti gli altri che hanno cercato di affogare. Fratellone! Ma che? Questi due sono fratelli? Caspita. Certo che il futuro sarà davvero pieno di sorprese. Lascia perdere. A dire il vero, l'epoca in cui siamo non c'entra niente. Invece sì. Ma veramente non si sa veramente bene. Non mi hai ancora risposto, come a giro? Che cosa ti ha preso tutto in un tratto? Credo di sapere già la risposta. Beh, stato il sole nero e lui deve avermi ridotto in quello stato. Dopo avermi colpito con qualche sorta di maledizione, non so. Ma ora mi sono ripreso, devi credermi, ti prego fratellone, perdonami. Cosa? E tu pensi davvero che mi beva una sciocchezza simile? No, aspetta, te lo assicuro, Kama-san. Vi chiedo scusa, ragazzi. Mio fratello ha agito senza pensare. Nessun problema, l'importante è che tutto si sia risolto ora. È giusto, non dovresti prendertela con lui, non l'ha fatto di proposito. Vero? Sì, hai ragione, scusatemi. Sai come agiro? Quando tuo fratello ti ha rimproverato, mi è venuta in mente mia madre quando sgridava a me. Sì, ne sono sicuro. La salverò insieme a tutti i miei amici. Ascolta, fratellino. Forse un modo per farti perdonare ci sarebbe. D'ora in poi farò parte della vostra squadra? Va bene, ci sta. Che bello, grazie, come a giro. Sole nero, qual è il tuo obiettivo? Far danno. Vorrei fare un'altra lotta contro Velen Ombra, perché a quanto pare si può fare. Meglio, ci ho parlato e mi ha fatto scegliere sì o no. Quindi penso che un'altra lotta si possa fare. E possiamo riaffrontarlo. Se però devo riuscire a... cioè quando lo sconfigo dopo però devo darmi anche la possibilità di poterlo... di potergli prendere l'anima, no? Quella d'oro, quella d'oro, quella d'oro? Se è una cosa sicura quella di provare a prendere l'anima, molto volentieri. Ah, di già? Ma è vita piena era. No, stavolta niente. Attenzione, attenzione, in forma drago? Non credo cambi qualcosa. Ah, due anime R. Yessa! Presa! Grande! Let's go! Vai, subito al baratto. Yeah! Eccolo! Jerk? Perché Jerk? No! Vabbè, ma che nome brutto! Livello 30 però. Ma va, vai, li prendo tutti. Li prendo. Sì, anche si chiama cretino, lo prendo. Cioè, Jerk vuol dire cretino in inglese. Vuoi che rimanga nell'ombra? Va bene, portami con te allora. Ma che...
Vuoi che rimanga nell'ombra? Va bene, ci sta. Così proprio. Lo yokai è inutile. Ha paura anche di mettersi in gioco, ma scusami. Quindi su questa nota dolcissima è direi di concludere il video. Amici, come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.